Cari amici, siamo alla vigilia del tour estivo della mitica Super Blues and Soul Band di Gio Castellano. E come ogni anno, prima del tour, la solita intervista per la ruota libera, un'intervista che in genere ha portato molto bene sia a noi come blog che anche in piccola parte per No, quanto ci riguarda alla band. Per il mega show che Gio Castellano porterà in alcune delle piazze più belle della Sicilia e in alcune location davvero particolari che meritano veramente di essere vissute a suon di musica e a suon di degustazione di prodotti tipici e dell'ottimo vino made in Sicily. Allora, Gio, cosa diciamo ai tuoi fan e ai nostri amici che ci seguono? diciamo che nonostante le milionarie, nel senso che sono milioni di difficoltà ancora una volta, perché purtroppo in Sicilia è difficile muoversi, come tutti sappiamo. Però, nonostante tutto questo, abbiamo fatto in modo che in questo agosto ci fossero delle importanti tappe promozionali del festival, poi a queste seguiranno a fine settembre delle tappe ufficiali. Ma già in queste tappe promozionali c'erano dei, come dire, dei succosi assaggi o degustazioni sia di prodotti tipici che di grandi vini, ovviamente, ma penso da parte mia, ovviamente, più che altro di grande musica. Contrariamente a quello che ho scritto qualche giorno fa su Facebook per tutti i nostri appassionati, effettivamente noi non cominciamo il 2 agosto, perché il 2 agosto iniziamo con il concerto di Castelbuono, ma a Castelbuono inizia la degustazione, che anche del Blues and Wine Soul Festival, oltre che degli amici di Paese di Vino, inizia già domenica 29 luglio. Quindi l'appuntamento è per domenica 29 luglio dalle 18 in poi fino a notte presso il famoso chiostro di San Francesco a Castelbuono, nella bellissima Castelbuono. Poi, dopo 2 o 3 giornate di festival in cui ci saranno anche lì vari appuntamenti enologici, musicali e quant'altro, il 2 agosto noi chiuderemo l'appuntamento di Castelbuono, ormai per il terzo anno, e che a quanto pare è attesissimo, insomma, ormai siamo una tappa attesissima. Poi continueremo con una novità, perché inizieremo un cosiddetto cammino del terzo figlio del Blues and Wine. Noi abbiamo le Big Soul Night, quelle dedicate alle grandi piazze, a piazze monumentali, ai grandi teatri, poi le Soul Food Nights, che sono quelle presso grandi alberghi o ristoranti dove in estate con grandi giardini ci facciamo delle cene abbinate ai concerti del Blues and Wine, e quest'anno inauguriamo la terza formula, che è quella dei cosiddetti Cantina Party. E il primo Cantina Party, ovviamente, l'abbiamo dedicato a uno dei partner storici del Blues & Wine, quindi che c'è sempre stato in questa che è l'edizione del decennale, quindi ci ha seguito per i 10 anni, la famosissima azienda Planeta, una speciale gala nel Baio di Ulmo, cosiddetto, sul Lago Arancio. Quindi questo è un evento ovviamente riservato a inviti, perché ovviamente l'azienda non può ospitare i migliaia e migliaia di fan che fortunatamente affollano le nostre piazze quando ci muoviamo. Dopodiché, dopo il 6, il 7 già saremo appunto nella piazza di bellissima, nella piazza Duomo di Marsala. Quest'inverno noi abbiamo fatto due serate a Marsala con un pubblico, devo dire, veramente fenomenale, scatenato, che ci sta aspettando anche lì con grande passione e con grande fervore. Quindi ho voluto fare questa tappa che presentasse innanzitutto il nuovo disco, Soulland, Ecco, appunto. non volevo parlare poi dopo, Soulland, poi magari ne parliamo in maniera più Queste serate approfondita. serviranno infatti più che altro a promuovere questo nuovo nostro disco e a fare un primo assaggio, un primo festeggiamento dei 10 anni del Blues and Wine. E Marsala comunque è l'altro grande concerto, quindi, che segue Castelbuono. Dopodiché il 9 ci troveremo in zona Agrigentina, penso nella città o di Porto Empedocle o in quella di Agrigento stessa, stiamo domani scioglieremo questo nodo. E dopodiché l'11, veramente un appuntamento che a me piace tantissimo, spero che venga fuori come già tutti l'abbiamo immaginato, cioè
il grande concerto con le degustazioni allo stupendo Castello Maniace, Castello sul Mare, quindi di Ortigia, quindi a Siracusa. Lì è un appuntamento veramente degno di nota, un appuntamento che tra l'altro cade proprio nel sabato clou dell'estate, perché è sabato 11 agosto, proprio quindi nel clou, nel centro, nel fulcro di quest'estate, faremo questo appuntamento a Ortigia, quindi per tutti gli appassionati di Siracusa e dintorni, considerando che anche lì l'inverno scorso Siracusa ha risposto benissimo con un pubblico meraviglioso, un pubblico scatenato, soprattutto tantissimo pubblico, tanto era tanto che purtroppo moltissimi di loro, mi ricordo che non poterono entrare in quella sala dove eravamo ospiti del concerto, e quindi stavolta il tantissimo pubblico di Siracusa potrà venire e rifarsi tranquillamente, esatto, al Castello Maniaggio per un appuntamento ancora più bello e più pieno di quello delle scorse volte. Emozionale, poi soprattutto la location. Esatto, uno scenario sicuramente molto molto più emozionante. Quindi questo è Siracusa, il 12 Mazara del Vallo, piazza che anche lì noi ormai seguiamo da 3 anni, che ci segue mostruosamente da 3 anni ormai, proprio anche lì tantissimi fan. E lì sarà tra l'altro anche una notte bianca, quindi immaginiamo che ci sarà un pubblico pazzesco, perché già normalmente quando abbiamo suonato a Mazara, senza che ci fosse nulla di che, c'erano 10.000 persone. Per una notte bianca simile non oso pensare quante persone saranno a Mazara. Sempre nella meravigliosa Piazza della Repubblica. Splendida location. Scenario incredibile, scenario forse uno dei più belli di quelli che il Blues and Wine attraversa durante il suo giro. E poi chiudiamo queste tappe promozionali con un gala speciale a Cefalù, questo Lotensi Palace. Un gala che già lo scorso anno, devo dire, ha avuto un successo incredibile, una notte un po' più chic, una notte a lume di candela, in cui la band suonerà per questa grande cena dell'Hotel Sea Palace per circa 400-450 persone. Quindi anche lì una notte un po' più mondana per quello che è il Ferragosto, diciamo. Bene, mentre poi partirà a settembre, presumo. A settembre, esatto, a fine settembre, dal 21 al 30, poi partiranno le serate e le giornate anche del Blues and Wine ufficiale. Lì ci saranno, oltre che i grandi concerti, i convegni sul vino, le degustazioni guidate, le degustazioni fatte anche presso la scuola alberghiera di Marsala, come già abbiamo fatto lo scorso inverno. Le degustazioni fatte presso ristoranti famosi della cucina siciliana, in modo tale da dare anche uno spazio e una visibilità concreta a nostri grandi chef e ristoratori che hanno fatto veramente ormai storia in tutto il mondo e che soprattutto grazie alla loro arte fanno apprezzare il vino siciliano a tutti quegli avventori e turisti che affollano questo tipo di ristoranti che rappresentano una delle attrazioni della Sicilia, perché non dimentichiamo che la Sicilia è conosciutissima nel mondo soprattutto oltre che per i propri monumenti, le proprie bellezze artistiche e paesistiche, ma anche per la famosa cucina, cioè, quindi chi viene a vedere con noi, oltre che un percorso di emozioni musicali, vogliamo che attraverso un percorso di emozioni enogastronomiche e paesaggistiche, per avere un tutt'uno, per avere un risultato che è complessivo, poi alla fine sia un risultato di grandi suggestioni e di grande ricordo di quella che è la Sicilia. Per l'occasione, probabilmente a fine agosto, avremo anche con noi, ospiterà il Blues and Wine, una troupe del famoso canale televisivo di turismo, di geografia, di viaggi, che si chiama il famoso National Geographic, che ormai, esatto,
in tutto il mondo, perché in Italia è visibile su Sky, ma loro sono americani e hanno canali che li propongono in tutto il mondo. E quindi poi i documentari che abbinano il Blues and Wine alla Sicilia andranno in onda in tutto il mondo. Bene, questa è una grande cosa. Allora, adesso ritorniamo a quella che è la tua, diciamo, l'opera primaria, ma in realtà poi c'è un'altra opera, come dire, un po' più particolare, ecco, diciamo così, magari poi lo raccontiamo ai nostri amici. Soul Land, doppio CD. Sì, doppio CD, 2 ore e mezzo di musica, più di un concerto live a momenti, dove a suonare con te ci sono artisti di fama internazionale che sono le tue musiche e che hanno in qualche maniera contribuito a questa meravigliosa doppia opera. Ecco, vogliamo dire qualcosa di quest'album? Sì, è un album che racchiude 2 anni di tour innanzitutto. 2 anni e mezzo, considerando anche la cosiddetta Winter Session lo scorso gennaio. 2 anni di emozioni per noi grandissime, ma penso, da quello che ogni giorno mi viene sottolineato attraverso messaggi vari sui nostri gruppi ufficiali di Facebook, penso di poter dire un'emozione grandissima soprattutto per il nostro pubblico, perché sono stati 2 anni di successi incredibili, di piazze sempre strapiene che si emozionavano, che ballavano e che non finivano finché proprio non avevamo suonato l'ultima nota. Che peraltro noi da Ruota Libera abbiamo documentato con i nostri filmati. Sì, esatto. I parecchi filmati che hanno documentato il vostro blog e che, devo dire, hanno visto in tutto il mondo. E quindi, insomma, alla fine era difficile dopo 2 tour sintetizzare 2 ore e mezza di musica, seppure sembrano tantissime, perché effettivamente 2 ore e mezza di musica sono tantissime per un disco. Però per tutto quello che sono stati gli appuntamenti di questi 2 anni e mezzo, abbiamo dovuto fare una sintesi strettissima. E alla fine è uscito poi questo disco, però devo dire che è stato già apprezzatissimo, è stato presentato appena uscito dai grandi network nazionali, su Rai 2, su Rai 1, sui GR1, GR2, Rai, devo dire, ne hanno parlato tutti. Ancora non abbiamo realizzato la promozione, appena realizzeremo la promozione di questo disco suppongo che ci darà moltissime soddisfazioni, perché penso di poter dire è un disco di soul e rhythm and blues che difficilmente negli ultimi anni, di cui difficilmente ho sentito pari come qualità e come emozionalità, perché purtroppo le grandi band del soul e del rhythm and blues da un po' di anni ormai sono andate a sparire, quindi siamo rimasti in pochissimi, di così grosse non ce ne sono più, perché portare 18 musicisti sul palco è una prerogativa di follia che mi appartiene in esclusiva, questo sicuramente. E quindi quando abbiamo portato 18 elementi sul palco in estate con un concerto che alla fine è travolgente, che ripercorre, oltre che i miei brani, le rivisitazioni di grandi classici, ovviamente il pubblico non può che gioire e che divertirsi immensamente assieme a noi. Condividiamo, perché noi abbiamo iniziato a seguire il tour proprio con questi 2 ultimi anni in maniera assidua, e confermiamo e partecipiamo con gioia a quello che è lo show, che è uno show fantastico come se ne vedono davvero pochi. Ecco, prima accennavo a quella nicchia, vogliamo dire così, ecco, quella particolarità. La nicchia, vabbè, dovresti dirla tu, io la dico io, vabbè, la dico io. Allora, Gio Castellano ha curato le musiche per un cortometraggio di un nostro amico che è Francesco Lano, regista siciliano molto bravo, e queste musiche sono davvero, sono tre pezzi di una meraviglia, di una raffinatezza
che vanno, è difficile definire, se non proprio me è venuto da dire nicchia, proprio perché è qualcosa di talmente, come dire, raffinato e talmente avvolgente allo stesso tempo che ti trascina. Ecco, tu devi parlare dell'aspetto musicale, sì, perché chiaramente vabbè, io Francesco Lama mi ha chiesto questa cosa, io l'ho fatto subito con grande piacere. Devo dire che il risultato finale, nonostante è stata una cosa estemporanea e fatta sicuramente in tempi molto rapidi, perché i tempi che avevamo erano veramente brevissimi, devo dire che il risultato finale è stato interessante, molto interessante. Io ho cercato di mettere un qualcosa che mi venisse in mente di originale, ho messo il primo pezzo di soul in lingua siciliana, che devo dire ha avuto un successo incredibile, si chiama Circano Amuri. Dopodiché ho elaborato una, siccome il film di Lama è un omaggio alla commedia all'italiana, quindi più che altro a Pietro Germi, ho elaborato una marcetta che un po' si rifacesse ai paesi siciliani, alla luce di queste piazze dei paesi siciliani nel periodo estivo, ai volti strani, ai volti con sguardi strani, soprattutto con cui questi guardi strani magari guardano certe ragazze, scrutano in maniera... spogliano in certi momenti, ecco, certe donne. E poi il terzo brano, che è quello che mi piace di più, è una rivisitazione che ho fatto di un brano famoso della tradizione siciliana, che è Si marita un rosa, però io ho ricavato questo mio brano Rosa, in cui fondo questo pezzo con atmosfere cubane, di Capo Verde, di jazz, di blues e di mediterraneità in generale. Una meraviglia. Alla fine questo sicuramente è venuto un brano che, ecco, che mi ha ricordato il lavoro che aveva fatto tanti anni fa un grande bluesman che io adoro, che è Ray Cooder, quando aveva rimesso un po' insieme i musicisti cubani del Buena Vista Social Club. Alla fine è un lavoro molto simile a quello che è stato fatto su questo brano. Bene, direi che abbiamo detto quasi tutto, perché il resto poi lo racconteremo via via, nelle puntate del tour, nelle tappe del tour. Comunque, l'unica cosa che voglio aggiungere è che nel tour avremo sempre, oltre che i miei bravissimi musicisti siciliani, dei grandi ospiti, tra i quali appunto mi piace segnalare Michael Baker, grande storico batterista di Whitney Houston, che ha collaborato con gente come Aretha Franklin, Al Jarreau, James Taylor, un pezzo della storia della musica mondiale. Poi ci sono sempre i miei grandi cantanti, Cedric Ford e Gordon Metz, assieme alla siciliana, bravissima anche lei, Italia Biancardi. Poi ci saranno il mio bassista ormai da 3 anni, Alec Milstein, che vanta le sue collaborazioni con gente come Chaka Khan, Diana Ross, Manhattan Transfer, anche se a settembre prossimo mi tradirà, tra virgolette, nel senso che non sarà con noi, però ci sarà con noi un altro grande bassista. Comunque Alec a settembre prossimo dovrà fare un tour con il famoso musicista degli anni 80, Christopher Cross. Ah, Christopher Cross. E quindi dobbiamo cederlo per questo tour di settembre poi a Christopher Cross. Comunque poi ci sarà Joy De Leon alle percussioni, tornano dagli Earth, Wind and Fire gli amici Edwin e Michael Harris, torna il grandissimo sassofonista Robbie Edwards. Mi pare quindi che ci sia un parterre di musicisti di livello incredibile. Per delle serate che si preannunciano sicuramente già molto molto calde. Molto calde. Bene, noi ti ringraziamo, Gio, come dicevamo prima, racconteremo le varie tappe poi durante il tour. Senz'altro. Un abbraccio a tutti voi.